Ci avete portato nel bel mezzo dell'ulma. Chissà perché. Possono farcela. Almeno ridategli le loro maschere. Mi stanno per giustiziare, vero? Me la sono cercata, eh. Me la sono cercata. Ora, qualcuno ha una maschera? Servirà più a me. Ok, non ho nessun medico e nessun'arma. Niente. E questo era un punto dove abitualmente venivano a scaricare i cadaveri, diavolo. È una fossa a cielo aperto. Diavolo. E questo posto avrà anche attratto un sacco di mutanti, visto la quantità di carne disponibile. Ora, mi sembra di aver capito che volessero risparmiare Anna perché era la figlia di Miller. Quindi spero di non dovermi preoccupare per lei. Ma ci hanno messo un istante. Ci hanno messo un istante a... Non ho un pugnale nemmeno. A spararmi. Io non sono affatto importante, sono totalmente sacrificabile. Posso passare qui dietro? No. Serioza, ce l'abbiamo fatta. Puoi arrivare quasi fino a Remskoye, ma resta alla larga dall'autostrada e è completamente bloccata dai rottami. Da lì in poi dovrai procedere a piedi almeno per attraversare la circonvallazione. Questo posto è vivo. I ragazzi del loro esercito sono sani come pesci. Ci porteranno a un punto di filtraggio, ma non credo che ci terranno là per molto. Un paio di giorni al massimo, poi ci troveranno del lavoro. Ho già sentito le guardie dire che sono a corto di braccia. Vi suggerisco di mollare tutto e venire qui. Preparerò tutto io. Spedirò questa lettera appena possibile. Papà. Mi spiace. Qualcuno sta nascondendo Mosca dal mondo e sta nascondendo... il mondo a Mosca. E quindi io sono diventato improvvisamente molto scomodo. Ok, sperando che questi non siano particolarmente aggressivi. Il treno! Ehi! È la mia unica chance, vero? Ehi! Dimmi che non sono anche loro dell'Lance, ma che vengono da fuori la metro. Oh, diavolo. Forse se riuscissi a mettermi in contatto con qualcuno che non è di Mosca, riuscirei a fare qualcosa. Mi sento incredibilmente lento. No, la luce mi serviva. C'è qualche strumento? Niente. Davvero mi piaceva quella luce, eh? Forse non è chiaro. Siete morti? Una... Ok, qualcuno potrebbe volerci...
sparare. Sì, c'era l'icona del fatto che fosse chiuso, ma... Cos'è quel rumore? Qualcuno ha sentito. Interessante. Ok, stanno guardando per vedere se... Attenzione! Esce. La piattaforma si sta attivando! Se lì chiunque passasse di là verrebbe ammazzato. Qui hanno caricato il treno? No, ok, quelle persone è un bene che non mi abbiano visto. Quindi forse lui potrebbe dirci che diavolo stia succedendo. Sempre che non ci venda e ci facciamo morire. Come possono? Che posso fare? Un mutante? Custode! Stai buono, vecchio! Un umano! Già? Ma come hai... Oh santo cielo! Quindi quando lei urlava era per te? Anna è qui? Sei venuto per lei? Ok, bene. Oh, se Anna è qui... I miei problemi sono già quasi del tutto risolti. Ok, l'hanno portata dal capo della base per l'interrogatorio. Interrogatorio. All'ingresso principale, troppe guardie, ma potremmo intrufolarci dal retro. Non è un'arma, vecchio? Andiamo, ma senza fretta. Se ti notano, siamo entrambi spacciati. Stop. Sì, sì, stop. Passare sotto la luce. Infatti risolvo io il problema per te. Già fatto, Yermak. Lo sto già facendo, grazie. Resta vicino al muro. Yermak, sei tu? Iniziate la manutenzione della locomotiva. Aiutami ad aggiustare questa roba. So che c'è la scala, ma ok, non si può vedere niente là. Dai, dai, dovrebbe essere una passeggiata per te. Ok, il vecchio ci ha dato una mano. La cosa importante però è armarsi. E tornando a un caro vecchio discorso che ho avuto fra me e me tante volte, fra chi merita di vivere e di morire, non lo so. Immagino di non voler uccidere senza un vero motivo, se posso evitarlo, ma... Aspetta, dovrai eliminarlo senza farti notare. Pensi di farcela? Ci provo. A proposito, cos'è successo? Lo stai provando? Che mi ha mandato a riparare. Yermak che parla spesso da solo. Allora, non so se quella era un'opzione non letale o letale, onestamente. Cioè, direi che essendo solo un pugno fosse non letale, ma... Un momento, aspetta, aspetta. Non so cosa fosse quella roba. Bene, ora un bel lancio. Di che stai parlando? Speriamo che il rumore lo distragga. Ah, ok, se tengo premuto C, tiro fuori questo. Ok. Un bel lancio, ma il discorso è... Ben fatto! Ok. Gli è... Forza, vieni! Ti seguo, ti seguo. Visto che puoi aprirla solo tu questa porta, a quanto pare. Passa, coraggio! Ci sto, no, Yermak. Questo sistema fornisce aria al centro di comando. Non è molto grande in realtà. Aspetta il momento giusto e vai.
Io farò quello che posso, ma come puoi immaginare, non sono un granché in combattimento. No, 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 basta che li distrai, per me è già tanto. Buona fortuna. Perché nessuno dice in bocca al lupo in modo che possa dire crepi? Buona fortuna, non so mai come rispondere. Grazie, mi sembra così... non so, awkward. Lei pensa che noi siamo morti. Diavolo. Non esiste un modo per non calciare la porta? Non potevamo essere un minimo più... Dimmi che non ci hanno sentito. Sì, cara. No, mi sono abbastanza ripreso. La piastrina di Hunter, ma davvero? Ma che... E non chiamare puttana la mia donna. Idioti, ora siamo in guerra. Non vi basterà uccidere solo una persona. Tutti imbecilli. Questo è un disturbatore radio universale a banda larga. Cosa? Impedisce a Mosca di ricevere qualsiasi segnale dall'esterno. E viceversa. Già. Cazzo. E ora tutti sentiranno. Hai sentito anche tu, Artyom? Avevi ragione, l'hai sempre avuta. Hai visto? Già. Là fuori non c'è solo la Russia, ma il mondo intero. Oh mio Dio. Ma perché? Perché nascondete Mosca al mondo? Gli osservatori invisibili, questo è il perché. E non è vero, non è questo il motivo. Brava Anna. Presto tutte le guardie saranno qui. No, no, lui è con me, è con me. È con me, è con me. Hai un'arma? È roba tua? L'hanno lasciata incustodita là. Boh, facciamo finta di sì. Andiamocene prima che si riprendano. Cosa mi sono messo in testa? Guardie! Attraversi il cortile senza farti vedere e usa la porta delle guardie. Qui, presto. Ok. Andiamo. Ora qui non ci sarà niente neanche per Anna. Andrei Ivanovic Yermak, il macchinista del treno. Vai ora, raggiungi l'hangar. Da lì posso farvi uscire. Mi conoscono, ci arriverò facilmente. Che ci stai aiutando, Andrei Ivanovic? Avevo una... Ah, mi sa che te lo spiego dopo. Spero. Parla di una figlia, probabilmente. Fate attenzione. Ok. Non vedo un nemico. Cerchiamo di non dare troppo nell'occhio, però. Si vede poco con questa tempesta di neve. Ricorda l'indicatore di visibilità, Artyom. Sì. Con calma e senza farti illuminare, avrai più possibilità di non essere notato. E lo scopo più o meno è quello. Quindi non abbiamo coltelli da lancio. Qui abbiamo solo 3 colpi, giusto? Sì. E 9 sul Kalashnikov. Se sono in 2 forse conviene direttamente ignorarli. Un elicottero. Si fingono civili, certo. Perché voi invece non c'è sempre la teoria del complotto. Chissà, forse riusciamo semplicemente a passargli dietro. Coltelli da lancio, ottimi. Thank you.
Ok, posso fare... Non letale, ok. Ma cosa? È andata male. Questo serve a poco, ma non ho davvero capito come mi abbiano visto. Ok. Forse... Oddio, abbiamo un minuto là, sì. Ok. Ci hanno visto o non ci hanno visto? Forse no. Anche perché qua uno scontro aperto, siamo carne da macello, onestamente. Quindi direi che sia il caso di evitare lo scontro, se possibile. Cosa hanno sentito? Perché hanno visto il corpo. Io spero non ci illuminino con le torce qui, perché andare di là adesso è molto complicato, perché so che devo fare un salto. Si sono tutti in allerta. Oh. Attenzione, il centro di comando è sotto attacco. Gli assalitori dovrebbero essere ancora nel territorio della base. E lì c'è... Sto cambiando posizione. Tutti i soggetti non autorizzati vanno a passare all'istante. Ok. Chiedo di movimento per il personale civile fino al nuovo... Che l'hangar sia quello? Attenzione. Non posso tirar fuori un indicatore, una bussola o altro. Quindi non ho idea se sia questa la nostra direzione, ma... Non posso che sperarlo. Ok. Però ci hanno visto. Ci possono inseguire qua? Ora dobbiamo trovare Yerba che la sua locomotiva. Ok, di là. Aspetta un attimo, fammi capire. Questo è uno scambio. Mentre se avessi premuto R avrei preso... Questa è quella che conosco anch'io. Ok. Questa... Ok, ha un'ottica più comoda. E... Questo non è niente, perfetto. Di lì è immagino dove dovremmo andare. O forse no. A tutto il personale del servizio di guardia speciale del progetto Scudo, così lo vogliono chiamare, certo. Negli ultimi anni si è verificato un sensibile aumento dei tentativi di penetrare le nostre difese da parte di spie e agenti nemici appartenenti a segmenti della popolazione in precedenza insoliti, donne, anziani, adolescenti. Questo fatto dimostra l'estrema efficacia dello sforzo difensivo del servizio speciale, che non ha lasciato ai nemici alcuna speranza di poter raggiungere i propri scopi di mappatura del nostro perimetro difensivo e sabotaggio con l'impiego di tattiche standard. Per tale motivo tutti i membri del servizio di guardia speciale devono svolgere i propri compiti in maniera responsabile, senza mai mancare di applicare le misure speciali nei confronti di ciascun agente nemico in custodia. Ricordate, il nemico è ingegnoso e subdolo, il nemico è abbastanza disperato da dare fondo alle proprie riserve per combattere. Tuttavia le risorse del nemico sono ancora ingenti e un animale messo alle strette è ancora più pericoloso. Consiglio di difesa. Inizio a pensare che
questo fosse un qualche cosa di extra, forse? O un modo alternativo per arrivare qua? Ah, no. Ok. Vi era tutto una... Ma questi come fanno ad avvistarmi sempre? Ora io ribadisco, spero non riescano a entrare perché... Ma adesso da lì come vi abbiano visto è un mistero. Quindi come siamo messi? Abbiamo... Questa pistola comunque tiene solo 3 colpi. Il Kalashnikov... 21 colpi. Pugnale da lancio. Per ora rimarrei sui barattoli per il rumore, che sono molto utili per muoversi. Brutta situazione. Oh diavolo. Dobbiamo avvicinarci. Se ti avvicini io potrò distrarmi mentre tu pensi a salvarlo. Artyom, prova a scendere da quella scala più avanti, ma stai attento. Qualcuno sta sorvegliando Yen. Signore, mica è qua. Da quella scala più avanti. Là, troppe fonti di luce. La si metta come... sono tutte enormi fonti di luce. Di qua non si passa. Questa non è considerata una forte luce, quantomeno. Qui ci potremmo anche immediatamente calare, ma... A che pro? Lì non credo che sia fattibile avvicinarsi a meno. Ok, qui abbiamo la scala, ok. Hanno anche le torce, ok, questo è un problema. Ok, non era niente. No, eh? Aia. Come? No, non mi copri. No, direi che non andremo da nessuna parte così. Ah, diavolo. Non doveva andare così. Era abituato che con l'oscurità non mi si vedeva quasi per niente. Aspetta che mi hanno perso? Non pensavo di potermela svangare così facilmente. Hanno la vista lunga però. Ma pensavo che mi sarebbero rimasti con il fiato sul collo molto più a lungo. Magari c'è una speranza. Oh. Qui c'è una luce scomodissima. Questa era la scala dove saremmo dovuti. E qui sono in tanti. Questa luce. Qui c'è ancora l'uomo? No.
Ok, a vedere ci vedono abbastanza. Oh, è chiusa. Il treno. Da dove mi stavano sparando? Ok, sapete che sono riuscito a... O non gli ho sparato in testa o... Non so. Dire, voglio andare lì. Un tempo era più semplice, almeno come concetto generale. Ok, la loro torcia comunque ha un campo non troppo ampio. Buono a sapersi. Anna ci ha detto di scendere la scala comunque, quindi... Proviamo ad andare di là, qui gruppo nessuno... Gruppo A, fate rapporto! E questo cos'è? Devo avvisare la manutenzione. Gruppo B, continuate a sorvegliare il cortile e la sala... Non lo devi fare. Gruppo A, controllate la zona delle turbine. Abbiamo perso il contatto. Da quante parti ci sono? E ho cambiato arma. Siamo dall'altro lato, perfetto. Non ci stavano, credo, altri uomini qua. Possiamo risalire la scala laggiù volendo. Questo è il massimo dell'utilità che mi pare abbia l'essere venuti qua sotto. Gruppo D, spostatevi alla sala generatori. No, no, non devo fare nessun errore. È di qua, Yermak, ok. Di qua sarebbe stato chiuso, vero? Sì. Possiamo salire qua? R cosa fa? Ok, prendo solamente le munizioni. Ma cosa? Nah. Con quest'arma non facciamo assolutamente niente. Ok, ho capito qual è la situazione. E nel buio non siamo più come un tempo a prova di sguardo. Che ha senso. Ha molto senso, ma... Si sta allontanando? Per un istante ho visto una... Ah, cosa? Dove? Adesso mi pare da solo. Non è affatto vero. C'è una guardia proprio... eccoli qua. Non ho idea di dove sia. Molto sospetto. Pare che sia appena accaduto qualcosa. Vai a controllare? No, ma non ci vai. Ma dai. Via
Ah, che bello vederti qui. Ci ho provato, eh. Va tutto bene. Tutto bene, grazie. Ok, non abbiamo molto tempo, torneranno presto. Vado alla locomotiva, dovrebbe essere pronta. Va lassù e attiva il meccanismo della piattaforma. Ok, ok, ok. Oddio, questa musica già non mi piace. Ok, direi che qui ci sia poco da... Sì. Non toccate mia moglie cortesemente. Avanziamo con calma. Sperando che non ci attacchi uno sul fianco. Nient'altro? Bene, quindi tutte le mie remore attenti. Però non c'è modo più rapido per prendere quelle munizioni? Tenere premuto R non è la cosa più idonea. E lo so, cara, ma tu vedi qua che ben di Dio. Non so neanche io che cosa diavolo stia prendendo, ma sono solo sicuro di una cosa, cioè che lo voglio. Attiva la piattaforma. Aha, ora lo faccio. Perfetto. È lo stesso tipo di leva che avremmo avuto al D6 se ci fossimo fatti saltare. Che gioia. Ok, che diavolo era? È saltato il treno? Maledizione! No, 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 ovvio che non mo... No! Qualsiasi cosa, ma lei non deve morire per colpa mia. Qualsiasi cosa. Stai bene? Ok, quindi non è la cosa più semplice del mondo, perché davvero un paio di pallottole è tutto quello che ci serve per essere uccisi. Aia, 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 aia. Non vedo assolutamente niente. Non riesco a salire sul treno? Dammi una mano. Ok. Facciamolo insieme. Vai. Sì, sì, però saliamo, Anna. Oh, diavolo. Appunto. Appunto. Beh sì, probabile che lo sia. L'abbiamo fatta! Siamo con i finestrini aperti un altro po'. E sì, ributtiamola fuori al volo, al volo, al volo. Base, abbiamo preso il No, diavolo, che fail. Ricevuto, base, passo.
Allora, sparate a quei due. Riguardo al macchinista... In che senso dovremmo ucciderli? Ma non andarvi a contraddirvi, soldati! Calma. Ora sentiremo cosa da dire il colonnello. Sono i nostri uomini, eh? Qui abbiamo un problema. Papà! Ragazzi! Siamo noi! Sì. Aiutateci! Che diavolo, occhio! Ragazzi, che ci fate voi qui? Questa sì che è una sorpresa. Colonnello, andrete sotto corte marziale, tutti quanti! Fate silenzio, tutti! Non riesco a crederci. Davvero, non riesco. Merda! E loro sapevano tutto. Allora è la verità. Tu stai lavorando per loro. Questi bastardi hanno sparato. Come l'altro. Siete finiti Come... qui? Non importa. Non avete la più pallida idea del guaio in cui vi siete cacciati. Non abbiamo più alternative. L'alza non farà finta di niente. Ah, ma non mi dire. Permetterebbe... No, beh, basterebbe uccidere tutti i testimoni. A che serve il disturbatore? Perché ci nascondono che non solo Mosca è sopravvissuta? E poi là, nella costa, ci sono delle persone, gente di altre città, sono tutti morti, tutti! Donne, bambini! Spiegherò tutto più tardi, ogni cosa. Nonnetto, com'è la situazione là fuori lungo il percorso? Il tragitto è a posto, almeno per 100 chilometri! In zona c'è un posto sicuro dove fermarci? Certo, ma dobbiamo sbrigarci, hanno mobilitato l'incrociatore! Allora, signori, Artyom e Anna hanno scatenato un vespaio. E ora come ora non possono tornare a Mosca, perché secondo la legge marziale verrebbero giustiziati. Dovrò portarli fuori città, finché le acque non si saranno calmate. Ma voi dovrete restare. Intesi, maggiore? La mia gente non ha niente a che fare con questo... Sai bene, qui non sono io il disturbatore. Comunque vada, io mi batterò per i nostri. Ma certo, Artyom, Manna, sono con non abbandona nessuno. Se non vuoi abbandonare chi? Bene, spartani! Buttateli fuori, date vapore e partiamo! Vieni con me, Artyom. Prendiamo un po' d'aria. Sono felice che i ragazzi siano dalla nostra parte. Sembra che mio padre abbia deciso di non dire niente neanche a loro. Abbiamo passato 20 anni nella metro, credendo che il resto del mondo fosse solo un cumulo di macerie. Invece avevano circondato Mosca di disturbatori e noi non ne sapevamo niente. Un piano perfetto. Ma ora siamo fuori. Finalmente. Dopo più di 20 anni. Mentre tu ti esponevi alle radiazioni in superficie, mio padre continuava a mentirci. Ha mentito a te, a me, a tutti. Oh diavolo! C'erano più treni? Fermate subito la locomotiva e uscite con le mani alzate sopra la testa! Ci hanno messo davvero poco! Anna, stai... Siete avvertiti! Riparata! Se non fate come ordinato, spareremo per uccidere! Adesso sono belli corazzati! Guarda quante mitraglie! Contento? È questo che speravi di trovare! Come fai a incubarlo? Tu sapevi tutto e non... Questo è l'ultimo avvertimento! Fermate subito la locomotiva! Oh, cazzo! Bene, è solo un graffio! Ok, okay, ci fermiamo! Ma vi informo che i nostri treni non sono messi molto bene! Vediamo, chi inizia a rallentare? Facciamoli credere che c'è Scaltro! Ah, finalmente! Ora continuate a frenare fino a fermare! Bene, le granate gli farebbero il solletico, quindi... Non abbiamo abbastanza esplosivi, a meno che non li mettiamo tutti quanti nella loro campagna. La prego, colonnello. Lasci fare a me. Sono io a scegliere i volontari qui. Sarà Artyom a fare. Certo, ovviamente. L'uomo sposato. Che è colpa sua. E ora fuori mediano. Artyom, saltami là appena iniziamo a rallentare. Io farò il possibile per distrarre. Ma io non ero uscito dall'ordine? Esplosivo a fare. Sei tu, Jacob? Sì, perciò niente cazzate, Lizard. Non ci sono posti in cui andare. Voi non siete mai stati qua fuori. Noi sì. Non avevamo intenzione di allontanarci troppo. Solo un giretto fuori città in attesa che si calmassero le acque. Voi ci sparate addosso. Se ci fermiamo, ci lascerete andare? Devo arrestarti e portarti davanti a un tribunale. Credo
credo che tu già conosca le accuse che ti verranno mosse. Diserzione e tradimento. Ti prendi per il culo, vero? Io, un traditore? Tu che ne dici? Dove pensavi di portare? Da dove si passa? Eh? Un diritto di piacere? No, la risposta è una sola. Ti sei venduto. E ora ok, non vedevo questo. I nuovi padroni. Quindi hai già emesso il verdetto? Avremo neanche l'ombra di un processo. Palla finita. Cosa state trasportando? Mappe? Oh diavolo. Piani delle nostre difese? Volevi comprarti un futuro al caldo vendendo le nostre vite? Maledetto storio. Piani? Tradimento? Speriamo non ci sia qualche sporco. Oh diavolo. Abbiamo versato il nostro sangue per la causa. Ti sei venduto. Stai buono. E tu? Sono sempre stato un militare. Ho dedicato la vita alla mia gente, al mio paese! Non la regalerò a dei parassiti come te! Non lo sai, gli stronzi hanno rubato la terra del locomotivo e stanno cercando di scappare da Mosca. Ci siamo tanto la croce. Ci stiamo avvicinando! Unità 13, preparatevi! Ok. Cerchiamo di ignorarli. Potrebbero non vederci perché stanno guardando dal lato del nostro treno. Stiamo rallentando, ma i freni di questo catorcio sono messi male. È proprio colpa dei freni. Oh, mamma mia. Ok, continuiamo. Ma ora cosa? Marcio, muoviti! Sta mettendo male! Ma che... Frenate! Frenate! Fermate tutto, idioti! Ma i freni hanno ripreso a funzionare! Maledetto bastardo! Avrei dovuto sparare sul posto! Ok, ecco dove si passava qua. Mi sembrava un pizzico complicato. Ok, qui hanno ucciso praticamente tutti. C'era poco discorso di finale se si sparano, no? Ah, ok. Che cazzo non ci ha visto? Ok. Ciao fuochista. Ora devo andarmene molto velocemente. Ok, segui il fuochista. Sì, però raggiungete ragazzi. Ok, freno d'emergenza nel dubbio. Oh diavolo. No 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 no. Ragazzi, gentilissimo Duke. Nome meno russo di questo non potevo immaginarmelo, ma ok. Ragazzi, sta per esplodere tutto là, quindi forse è caso di accelerare. Sì, ma tuo padre avrà da spiegarci un po' di cose. Il rapporto con i suoceri è sempre un po' complicato. Ora non siamo più solo traditori, ma anche pericolosi sabotatori nemici. Già.